video! Sì, avete letto bene, oggi si mangia il tartufo! Perché? Perché l'altro giorno nella box di Too Good To Go che abbiamo preso a Foligno, ho trovato tre prodotti al tartufo. E quindi molti di voi mi hanno assecondata in questa follia e oggi mi mangio 24 ore di tartufo. In realtà sono un po' meno di 24, come al solito stamattina ho bevuto il caffè. Ma adesso mi faccio una bella merendina di mezza mattinata con una cosina deliziosa. Prima di tutto ciò, faccio questo video oggi perché me lo merito. Me lo merito perché chi è entrato in questo video solo perché ha letto Tartufo o 24 ore non lo saprà, ma questo canale parla di molto altro, cioè della mia vita, e nella mia vita è successa una disgrazia, cioè il mio chihuahua è diventato così. Perfetto, gli aggiornamenti per quelli che ci seguono tutti i giorni, che mi hanno scritto anche su Instagram, dove però vi ho fatto vedere come sta, quindi chi ci segue anche su Instagram lo sa. Il cane l'altro giorno si è gonfiato tantissimo con un criceto, l'abbiamo portato al pronto soccorso veterinario perché per fortuna in questa città c'è l'università di veterinaria con annesso pronto soccorso aperto 24 ore su 24, dove sono super bravi. E ieri mattina il professore di chirurgia ce l'ha operata. In realtà quella che pensavamo fosse una ghiandola era in realtà un ascesso. L'ascesso ha avuto il suo decorso, si è gonfiato tutto il cane. Adesso la Babi ha il cono, che sembra un lampadario, ma soprattutto dei tubicini qui che drenano tutto quello che c'era nella sua faccia. Non ve la faccio vedere perché è disgustosa. Però sta molto meglio. Stanotte, io so 2 notti che non dormo, tipo, un po' si vede forse perché devo guardare lei. Lei comunque di notte si muove. Vabbè, stanotte era un po' agitata. Quindi diciamo che una giornata di tartufo, già che non posso dormire perché guardo il cane, ma merito, almeno mangio bene. Tra l'altro sono da sola perché mio marito è andato a suonare, quindi io che faccio la badante al Chihuahua e pure all'altri due, mi merito di mangiarmi 24 ore di tartufo. Quindi ora vado a prepararmi una merenda di mezza mattinata. Cosa c'è di meglio a metà mattina che una bella fetta di pane con l'uovo? Ma un uovo normale? Assolutamente no! Faccio un uovo strapazzato, super morbido, e la ricetta già ve l'ho fatta vedere altre volte. Comunque, goccino d'olio nel pentolino a freddo. Nel pentolino a freddo mettete l'uovo, cominciate a sbattere per incorporare un sacco di aria con la frusta e fate cuocere pochissimo, deve diventare una crema. Quando è diventata una crema, ci aggiungo la salsa tartufata. Non si sente niente, è chiusa. E sì, non vedo l'ora. A me il tartufo mi piace tantissimo. Quindi ora mi preparo la mia fetta di pane. Ho scelto il pane di segale perché ci tengo la linea. Vedrete dopo come ci tengo la linea. Vedete, fuoco bassissimo e non si devono mai rapprendere. Non so come farvelo vedere perché ho solo le mie mani e devo mescolare. Vabbè, comunque, fuoco basso e non si devono mai rapprendere. Se si stanno rapprendendo, levate dal fuoco. Allora, aggiungo questa a questo e poi lo metto su questo. Ho palesemente esagerato con la salsa tartufata, quindi l'uovo è diventato nero. Lo so, ma mi piace troppo. Ha un profumo pazzesco. Vabbè, cominciamo queste 24 ore, mezza mattinata, con il mio crostino uovo al tartufo. Mio Dio. Buonissimo. Super buono. Comunque, c'è un sacco di roba al tartufo da assaggiare in questo video. Ma proprio tanta. Me lo merito, eh. Me lo merito. Direi che ci vediamo a pranzo. Ci vediamo a pranzo.
Mi sto preparando il pranzo e per pranzo abbiamo risotto al tartufo, pronto in 8 minuti. Curti riso, vi risparmio come lo sto facendo, che praticamente è solo mettere questo dentro a mezzo litro d'acqua e girare, girare, girare. L'unica cosa che vorrei dire a curti riso è quello di stare di Knorr, si può fare in microonde. Ci aggiorniamo, curti riso. Questo invece c'è scritto solo in pentola. E altra cosa. Tartufo dove? Perché sembra un risotto ai funghi. Cioè, l'odore, cioè, c'è un vago sentore, ma qua c'è scritto tartufo, non c'è scritto funghi. Vabbè, comunque adesso si finisce di preparare e poi vi faccio vedere come viene e soprattutto saprà di tartufo. Allora, due porzioni per chi? Cioè, come fa questo a essere due porzioni di riso? Dai. Comunque, a parte questo, odio fare i risotti in pentola perché devi stare lì 3 ore a girare, perché se no si attacca tutto sul fondo, mentre invece quelli che si fanno al microonde, quando li tiri fuori sono pronti. Vabbè, comunque, assaggio. Non è molto comodo, forse dovevo assaggiare a tavola. Vabbè. Allora, vi posso dire che ci sono i funghi, ma il tartufo non lo vedo. Un risotto ai funghi, buono, ai funghi. C'è un vago sentore, molto vago. Dopo l'uovo di stamattina ci ho messo 50 kg di tartufo. Vabbè, e è pure salato. Curti riso? No, perché? Era meglio quello. Cioè, allora, anche quello Scotti Star al tartufo non è che proprio vai a mangiare ad alba. Però questo è solo funghi. Vabbè. Un po' delusion. Speriamo di rifarci a cena. A merenda anche. A merenda c'è una bella chicca. Vabbè, è buono. Niente di che, ma buono. Ci vediamo a merenda. Ciao. Sono andata un po' lunga coi tempi. Mi si è fatto sera e non ho fatto merenda. Però adesso mangiarmi sia la merenda che la cena mi pare troppo. Quindi andrei per esclusione. Allora, la mia merenda, anche perché non c'è Luca. Perché io questa cosa l'avevo pensata come merenda per due, tipo aperitivo. E invece Luca non c'è, quindi mi devo mangiare tutto da sola. E visto che ho già mangiato 2 porzioni di riso, un uovo col tartufo e ora questo, e anche la cena non ce la faccio. Quindi opererò una scelta. E la scelta era tra, ta-da! Questa, che è una pizza al tartufo, si chiama pizza Vissana. Non so se è perché la fa Vissani. No, non credo. Con acqua dei Monti Sibillini lievitata 24 ore cotta su pietra, la foto sembra fotonica. Però non so se poi sarà anche buona, ma effettivamente questa è l'unica cosa che fino adesso odora tantissimo di tartufo. Per cena avevo trovato gli strangozzi al tartufo, quindi proprio la pasta è al tartufo. E li volevo condire con questo che avevo trovato sempre nella box di Too Good To Go di Dos Tartufi a Foligno, salsa al tartufo nero e carciofi. Volevo fare così. Però o mi mangio la pizza o mi mangio questi. So da sola, mangiare questi è un peccato. Quindi a questo punto, non è vero, non è per questo, è perché sono golosa e volevo questa pizza da tantissimi giorni. L'ho comprata tipo 3 giorni fa, me la sto sognando. Quindi io direi che per cena mi mangio questa e questi magari poi vi faccio sapere su Instagram come sono, quando li facciamo, magari domani a pranzo anche. Vado ad infornare. In realtà prima di infornare vediamo com'è dentro. Ma non è malissimo. Sempre meno tartufo di quello della foto, però giudichiamola da cotta magari. Pizza pronta! Non è come quella della foto, però profumino è buono.
Taglio. Allora, l'impasto sembra carino. C'è un sacco di mozzarella. Male, abbastanza tartufosa. Comunque, a parte mangiare il tartufo oggi, non ho fatto niente, ho solo guardato il cane. Praticamente sono una badante, però sta molto meglio, proprio completamente sgonfia quasi. Quindi confido che lunedì abbiamo quasi risolto. Buona. Vabbè, mi dispiace non aver assaggiato anche strangozzi al tartufo, però strangozzi erano. Sì. Strangozzi al tartufo, però vabbè. Non è che non me li mangerò. Però veramente, a parte che ho scelto di fare sta cosa del tartufo 24 ore, oggi c'erano 40 gradi più o meno. Tra l'altro, cuocere il risotto, pizza nel forno, cioè ho dovuto accendere il ventilatore per farvi capire quanto fa caldo. Niente, io oggi veramente ho fatto una giornata di divano, non ho potuto neanche usare la piscina perché non posso lasciare il cane da solo, quindi sono stata veramente tutto il giorno sul divano col cane. Bello. Che bel weekend di estate. Bene, ora mi mangerò la mia pizza al tartufo sul divano, pure questa. Bello però perché posso mangiare senza che il chihuahua mi salta addosso, perché non salta, non fa più niente, quindi almeno questo. Perciò ora me la taglio, metto sul divano, mi guardo un puntatino di qualcosa, finisco di cenare e poi boh, mi addormenterò sul divano, credo, e aspetterò Luca che tornerà alle 4, alle 5, non lo so. È lontanissimo, è andato a Follonica a suonare. E quindi, da questo 24 ore, per vederne altri, iscrivetevi al canale. È tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!